dalle 10 alle 12. Sì, dai mamma. Va bene se torniamo alle 7? Possiamo tornare alle 7? Va bene, alle 7. Alle 7 aggiudicato, saluta mamma. Ciao mamma. Ciao mamma. Chi è il nuovo mister? L'ex di Stesi, il calciatore. Fate 5-10 minuti al giorno di palleggi con un fratello o una sorella, sì? Io ce l'avevo una sorella, ma è morta. Tu eri un grande, grande calciatore. Dyer si coordina per una rovesciata. Ora che non giochi più a calcio, cosa fai di bello? Siete su CSI Sports. Con un rigore all'ultimo secondo, oggi la... Questa è la società emittente della sua carta di credito. Se George Dyer non è più a questo numero, premere 1. Se George Dyer è deceduto... È uscito ieri Quello che so sull'amore, l'ultimo film di Gabriele Muccino, uscito con 450 copie, quindi una bella uscita, distribuito dalla Medusa. E noi abbiamo il piacere, un grande piacere, ad avere con noi Gabriele Muccino. Buongiorno e benvenuto a Radio Yes. Grazie, buongiorno a voi, grazie. Allora, come pensi che reagirà il pubblico italiano a questo film, che vede in te un regista ormai affermato, insomma ormai è il tuo pubblico qua in Italia? Sì, ormai sono circa 14 anni che ho coltivato questo mio pubblico, cosa che è rara per un regista, avere una base così forte che ti segua negli anni e sempre in maniera molto assidua e fedele. E quindi parto dal fatto di ritenermi comunque un privilegiato assoluto, e al fatto anche di sapere che c'è un pubblico che conosce i miei film, il tono dei miei film e quello che si portano dietro ogni volta. Sono anche felice di poter dire che ieri il film è partito prima in classifica, il che dice ancora una volta che a chi mi segue ormai da anni non interessa nulla delle polemiche o delle critiche o del fatto che il film in America abbia deluso le aspettative, ma poi è diverso, io lo dico da giorni, ma chiamarlo flop è una inesattezza dato il budget che è molto certo. basso, uh-huh. E poi quando fai il confronto tra budget, tra incasso del film che è di 2 milioni inferiore all'incasso di The Master, per dirti, per darti un parametro, e che comunque deve fare i conti con il resto del mondo, dove sta tra l'altro andando molto bene, dalla Russia alla Spagna e oggi credo anche in Italia, insomma ci sono un po' di correzioni di rotta da fare, credo, anche da parte della stampa. Ecco, Gabriele, non si faranno mai naturalmente, però insomma vabbè, questo è una cosa che conosco bene e con i quali sono comunque, ormai devi convivere. Senti, bravo. Possiamo dire che c'è anche tanta invidia qua in Italia, anche, diciamolo pure, tra i tuoi colleghi del successo che hai avuto negli Stati Uniti? Boh, chiediamolo a loro, io non lo so. Ma te la senti un po' questa pressione dell'invidia? La pressione io me la sento da quando feci l'ultimo bacio. Quando feci Come te ne sono mai, ero l'esordiente quasi. Ero la coperta, quindi comunque c'era una sorta di che bello. Uh-huh. E poi l'ultimo bacio, che brutto. Per cui in realtà, insomma, questo è l'andamento che va avanti da Colosseo, forse ancora prima, ma sicuramente la conosceva ad oggi, cioè comunque il pollice su e il pollice giù sono comunque delle tentazioni troppo forti e con le quali secondo me poi il successo deve fare i conti e va bene che sia così, chiunque faccia questo lavoro, il mio mestiere o quello dell'attore, e stia in pista per più di 3, 4, 5 anni, deve fare i conti con questa sorta di pressione
di aspettativa che devi sempre esaudire, della voglia che comunque la gente ha di vederti cadere, che fa più l'amore, certo, di un albero che cade, sì, che una foresta che cresce, eccetera, eccetera. Ma voglio dire, lo dico con grande voglia di fare un film tra due settimane, se possibile, per cui sono, anzi, mi sento più fertile oggi, forse, di quando ho fatto i film che venivano accolti anche meglio, paradossalmente. A parte il fatto che la stampa italiana ha accolto meglio questo film che altri miei, che avevano avuto anche un successo globale, per cui in realtà ci sono anche paradossi microscopici che sono ancora più interessanti, visti dai miei punti di vista. Gabriele, qual è il motivo principale per cui gli spettatori dovrebbero venire a vedere il tuo film? Ma perché semplicemente per gli stessi motivi per cui hanno visto gli altri, ovvero sanno che vengono a vedere un film che li intrattiene e che li emoziona, e su questo io so che questo film non li deluderà. Uh-huh. Le motivazioni non cambiano, continuano ad essere le stesse qualunque film io faccia, perché poi i film che scelgo sono sempre film che corrispondono a una mia urgenza di racconto e che poi si trasforma poi in un prodotto che riesce comunque a dialogare con il pubblico. Senti una cosa, che differenza c'è tra il pubblico americano e quello italiano? Fondamentalmente quello italiano è simile a quello europeo in generale, con quelle dovute eccezioni. Insomma, il pubblico tedesco diverso, è molto diverso da quello francese, che è molto diverso da quello inglese, però in Europa siamo comunque siamo guidati comunque dall'interesse che ci suscita un determinato regista e una storia, mentre il sistema americano è guidato dal genere, cioè il film, il genere innanzitutto e il cast sono i due elementi che creano il marketing e quindi il traino per il pubblico. Il regista è l'ultima componente di attrazione, tanto che ci sono nomi di registi enormi che non figurano nemmeno nel trailer. Se vedi un trailer americano, non so, di Woody Allen, il suo nome non c'è, ma addirittura alcuni film di Spielberg hanno il suo nome che appare quasi impercettibile. Per cui in realtà loro vendono altro, vendono un genere, vendono una storia e su quello puntano. E il pubblico quindi si aspetta da un genere un determinato prodotto. Non sono flessibili come lo siamo noi nella fruizione del prodotto. Ho capito. E guarda, sono arrivati due messaggi. Il primo fa parte di quello zoccolo duro di tuoi fan, tanto che Sara ci scrive: non ho ancora visto il film, ma so che mi piacerà moltissimo, adoro Muccino. Sara, quindi fa parte del tuo pubblico. Mentre c'è Gianni che ti chiede: negli Stati Uniti è vero che considerano il nostro cinema fermo al neorealismo e a Fellini? No, secondo me è fermo a Sergio Leone. Possiamo fare un upgrade fino agli anni 70, però di fatto il nostro cinema non esiste negli Stati Uniti. Conoscono e hanno amato molto il nuovo cinema Paradiso e la vita bella di Benigni, ma non li considerano neanche film italiani, li considerano film amati. Poi loro non è che danno le etichette delle nazioni ai film. Neanche io ho avuto in questi anni mai l'etichetta del regista italiano. Sono un regista punto, cioè, sono un regista di talento o meno, beh, ognuno la pensa come vuole, ma non sono mai stato comunque in questi anni di esperienza americana il regista italiano. Nessuno lo ha mai scritto in qualche modo. Per cui non è che poi in realtà
ci legano al nostro paese così tanto. Legano molto di più forse la Ferrari o la Barilla o Armani o Valentino all'Italia piuttosto che un film. E un'ultima battuta, Gabriele, è che si prova a guidare un cast così importante? Io ricordo ai nostri ascoltatori che nel film di Gabriele Muccino ci sono attori del calibro di Gerard Butler, Uma Thurman, Catherine Zeta-Jones, Dennis Quaid, Judy Greer, insomma tutti primissimi protagonisti del cinema mondiale. Ecco, che impressione fa? Che si prova a guidare la macchina con questi? Guarda, fa più impressione vista da fuori che da dentro, è un paradosso questo, però in realtà ci si abitua a tutto, per cui in realtà io quando poi ho incontrato Will Smith la prima volta ho avuto un'emozione che è durata pochi secondi, dopodiché mi ero già abituato all'idea di dialogare con lui ed eventualmente di fare un film con lui, e non ho mai avuto inibizioni di nessuna sorta. Questo fa parte del mio carattere, non conosco l'inibizione verso lo star system, e questo mi rende più forte perché riesco a dirigerli in modo deciso e mai insicuro, il che è comunque un punto di forza sicuramente, che loro avvertono e che li rende molto rispettosi quando lavorano con me. Ecco, quali difficoltà si incontrano per un non americano a lavorare ad Hollywood? Ma, le stesse difficoltà che si trovano per un americano a lavorare ad Hollywood, aggiunte dal fatto che la lingua non è la nostra e la cultura non è la nostra, per cui dobbiamo faticare ancora di più perché dobbiamo essere certi di essere autentici quando raccontiamo una storia americana. Ma l'arena di Hollywood è comunque competitivissima e complicatissima per chiunque, certo. da me a più grossi dei registi. Ognuno di noi ha incontrato comunque in quel tipo di percorso difficoltà, delusioni, entusiasmi, eccetera. E c'è un altro messaggio, te lo manda Serena e ti dice: non voglio essere impertinente, ma un film dove dirigi tuo fratello lo rifaresti? Sì, se mio fratello vuole essere diretto da me. Tanto buoni. Va bene, grazie Gabriele. Grazie a voi, Gabriele. Muccino, regista del film uscito nelle sale ieri, Quello che so sull'amore. In bocca al lupo. Grazie, Clemi. Ciao.